Sarebbe morto per cause naturali l'uomo ritrovato senza vita nel giardino del complesso Res Romoli all'Aquila. Dunque, secondo gli inquirenti, non si tratterebbe di omicidio, anche se la cosa in prima battuta era stata ipotizzata. Sarà comunque l'esame autoptico a stabilire le cause del decesso e si farà nelle prossime ore. Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, probabilmente era morto da almeno 4-5 mesi. Appartiene a un uomo di età compresa, con ogni probabilità tra i 40 e i 50 anni. A fare il ritrovamento è stato un giardiniere che si stava occupando di fasciare l'erba. Sulla vicenda indaga la squadra mobile dell'Aquila diretta dal dottor Tommaso Niglio, che comunque non si sbilancia. Non ci sono elementi al momento che possono far pensare che l'uomo sia stato ucciso. Probabilmente sarà stato un malore. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Lo stato di decomposizione del cadavere ha impedito l'identificazione attraverso le impronte digitali. Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di una persona di senza fissa dimora di origini straniere di un paese dell'est. Comunque si stanno portando avanti tutte le indagini.